stata, ragazzi? Sì, molto bene, siamo rimasti soddisfatti, avevamo, diciamo, scelto una strategia e siamo riusciti a rispettarla. Ci è stato un ottimo risultato, quindi contenti. Manca un terzo perché siete in tre, giusto? Sì, da tre. Siamo io, Pietro e Manfredi. Dovevamo fare bar muscle up insieme a dumbbell snatch e pistols, e l'obiettivo era spezzare meno volte possibile muscle up in modo da fare meno volte possibile dumbbell snatch e pistols. E la strategia ha pagato. Perché siete arrivati primi, giusto? Sì, siamo riusciti ad arrivare primi. È stato un po' una bella gara con i ragazzi nella lane di fianco a noi, perché quando ti appendi per il primo set hai sempre tante energie, e i ragazzi di fianco a noi infatti hanno fatto un set molto più lungo del nostro, e quindi all'inizio erano in testa rispetto a noi, però la nostra strategia di stare un pochino più conservativi all'inizio ci ha ripagato, perché poi siamo riusciti a recuperare il gap che si era creato tra di noi per portare a casa l'evento. Avevate già provato workout insieme, o comunque avete fatto ognuno, come si dice, abbiamo detto in smart working, ognuno a casa nel proprio box? Sì, abbiamo improvvisato relativamente, okay, perché comunque ci conosciamo tutti e tre come atleti, abbiamo gareggiato e ci siamo allenati più volte insieme, quindi sappiamo un po' i nostri limiti e i nostri punti di forza, quindi ci siamo fidati. Esatto. Altra per te quest'anno è team, perché l'ultima volta dei corsi delle serie individual. Sì, avevi vinto, giusto? Sì. Allora com'è quest'anno invece a team? Una nuova esperienza, una nuova avventura? Anche prima della vittoria da individual avevo partecipato a team, sempre con il team di BHT, e è un po' una scelta, diciamo, della stagione. Quando arriviamo in un certo periodo, in genere dopo l'estate, scegliamo un po' le gare da fare nella stagione più importante, e quest'anno abbiamo scelto di partecipare al team. Parliamo un po' un attimo di quest'anno, che insomma siamo stati un po' fermi per via del Covid. Come avete gestito i vostri allenamenti, Pietro? L'obiettivo è quello sempre di riuscire ad allenarsi al meglio per quello che si ha disponibile, quindi insomma cercare di mantenere il più possibile innanzitutto una routine, quindi indipendentemente dalla possibilità di andare o meno al box, comunque rispettare la routine, quindi ti svegli, rispetti quello che insomma devi seguire dal punto di vista del piano alimentare, e cerchi di adattare gli stimoli allenanti con quello che hai a disposizione. Ad esempio, io sono abbastanza fortunato perché dove vivo io sono un po' fuori città, quindi ho la possibilità di andare a correre all'aperto, esatto, posso usare comunque gli attrezzi, ho un piccolo spazio in giardino, quindi un bilanciere, una sandbag, un dumbbell, comunque alla meno peggio sono sempre riuscito a tenermi in attività. Esattamente. E per te invece, Andrea? Per me condivido in pieno quello che diceva Pietro sull'allattamento. Oltre ad essere atleta sono anche box owner, quindi da una parte è stata, diciamo, una problematica da affrontare durante il Covid, quindi siamo stati vicino ai ragazzi facendoli allenare all'esterno, praticamente avevamo uno spazio esterno, eccetera. Però una fortuna dal punto di vista atletico, nel senso che ha permesso, cosa che è difficile, insomma, tanti impegni, avere una routine scandita, dato che avevamo moltissimo tempo a disposizione, e questo ha sicuramente impagato la stagione, il fatto di non stare a piangersi un po' addosso. Certo, trovare sempre una buona motivazione per andare avanti. Voi siete seguiti da Imamoto? Sì, mi segue. Mi segue da poco, da tanto? Quanto tempo siete con? Personalmente dal 2020 e da fine 2020, quindi novembre e dicembre. Pietro mi è entrato nel 2021, esatto, inizio del 2020. E è una collaborazione fantastica, abbiamo scoperto questo team, e tengo proprio a precisare questo team, perché non è che siamo comunque tanti individui e facciamo tutte discipline molto diverse, però c'è una presenza importante e per noi è comunque molto importante. Ricordiamo che Yamamoto è proprio sponsor ufficiale delle Fall Series 2021. Ragazzi, prossimo WOD impegnativo, due workout con 2 minuti di recupero. Ok. Wall ball e wall climb, i primi 6 minuti, 2 minuti di recupero,
massimale di snatch. Ok, massimale di snatch è, lo fa il team, quindi... Lo fa il team, quindi ogni persona avrà un massimale di snatch e il risultato sarà la somma dei chili sollevati. Provato, ovviamente ognuno nel proprio box, come vi sentite per il prossimo, ragazzi? Come per tutti gli altri abbastanza carichi, per ogni workout secondo me, indipendentemente dalla paura che uno può avere per i movimenti che ci siano, bisogna affrontarlo con grinta e cattiveria, fidandosi di quello che l'allenamento ti ha dato in passato. La a che ora vi vedremo, ragazzi? A che ora vi vedremo? 29. Quindi, ragazzi, sintonizzati, il team B ha attivato il giusto, seguiamolo, ante a Pietro e guardiamola. Freddy, a più tardi, ragazzi. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ciao. A tutti. Ciao.